Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ritorniamo di nuovo sul discorso Paywall, perché ormai avevo già chiuso questo discorso, ma adesso riapro con una novità. Come fare gli aggiornamenti, come aggiornare sulla nuova versione di Paywall. Allora, come potete vedere, io fino adesso utilizzavo la versione 5.17 con l'FTL 5.25.1. Adesso c'è stato un nuovo aggiornamento. Io purtroppo l'ho fatto anche un po' in ritardo perché siamo arrivati alla versione 5.18.2. Proprio prima di questa c'era la 1.1. Io non lo sapevo perché non sono andato a controllare sul sito. Anzi, in verità era 5.18. Poi sono stati altri 2-3 aggiornamenti. In più è stato aggiornato anche il FTL alla versione pochissimo, pochissime novità. Infatti, se mi ricordo male, questa versione prevede soltanto la risoluzione di alcuni problemi dei link tra virgolette. Ok, adesso vi faccio vedere in pochi passaggi come si fa a effettuare l'aggiornamento a Paywall. Ovviamente in questo video non vi spiego come si fa a installarlo, ma solo come si fa ad aggiornarlo. Prima di questo lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Adesso andiamo avanti con il video. Allora, la prima cosa da fare è entrare nel nostro server con il terminale. Se non sapete come si fa, andate sul mio canale, sulla playlist che ho realizzato già dei video a riguardo. Adesso, come ho già detto, come ho fatto la premessa, non vi spiego come installare Paywall perché già ho fatto dei video a riguardo, ma solo come si fa l'aggiornamento. La prima cosa che dobbiamo fare è aggiornare il nostro sistema. Quindi, che è praticamente una prassi, troviamo la scusa di aggiornare Paywall proprio per aggiornare anche il sistema, perché ci dobbiamo ricordare di farlo ogni volta. Non è che abbiamo la possibilità di programmarci e perdere un po' di tempo. Ok, allora cogliamo l'occasione. Quindi sudo apt update invio. Questo punto sudo apt invio. A questo punto, se c'erano degli aggiornamenti di Linux che già sono stati fatti perché l'ho fatto prima di fare questo video, avremo la nostra versione di Linux aggiornata con tutte le librerie che servono anche comunque a Paywall. Adesso passiamo ad aggiornare Paywall. Il comando è paywall trattino app invio. In questo caso lui ha controllato la versione di Paywall, di web interfaccia e del FTL e ha detto che non ci sono aggiornamenti, perché visto che io già ho fatto l'aggiornamento, come avete visto dal riquadro. Diversamente, lui avrebbe trovato una di queste voci, poi l'avrebbe indicata in giallo dicendo che uno o due voci doveva essere aggiornate e avrebbe effettuato tutta una serie di aggiornamenti che sarebbe stato un po' lunghe. Il tempo di aggiornamento dipende un po' dalle liste di pubblicità che avete inserito nel vostro server, come già ho mostrato in un video precedente. A questo punto, dopo che ha fatto l'aggiornamento, dobbiamo fare un'ultima cosa, quindi sudo reboot nav. Qui ci viene dato questo avviso dove ci ricorda che è stato disconnesso dal server perché il server si è spento e si sta riavviando. Una volta che avete dato il comando di reboot, potete chiudere anche il terminale perché non ci serve più. Date il tempo necessario al server di riavviarsi, quindi clicchiamo sull'icona di Paywall. Anche qui ho fatto un video come si fa a realizzare quella icona. Se vedete sta caricando proprio perché il server ancora non si è riavviato del tutto.
a posto, si è riavviato. Entriamo nel nostro iHall. Eccoci qua. Diciamo che attualmente sono 16 milioni i link bloccati, prima erano 17, dopo l'aggiornamento mi ha tolto 1 milione perché alcune liste non sono più ufficiali, sono state eliminate. Però comunque scendendo giù potete vedere l'aggiornamento. Per effettuare una verifica sugli aggiornamenti non vi resta altro, cioè, se volete vedere se non sono usciti altri aggiornamenti basta cliccare qui sopra come ho fatto io e lui vi riporta sul release. Basta che andate sul link e in pratica andate un passo indietro e qui vi porta tutte le release di PyHall. Infatti avevo la 5.17.3 che nel frattempo purtroppo era uscita, la 5.18, la 5.18.1, la 5.18.2 e io non lo sapevo, così avrei fatto anche questo video prima. In effetti questa release è stata rilasciata più o meno a marzo, qui il 31 marzo è stata rilasciata la 18.2 di quella lì vi sto facendo vedere. E scusate, faccio girare un po' gli occhi. Le differenze sono che è stata eliminata Fedora 36 e è stata aggiunta la nuova versione di Fedora, la versione 39, e sono state corrette delle vulnerabilità. Qui sto utilizzando il traduttore di Google. Poi nella versione successiva sono state corrette quelle di cui vi dicevo io, il problema dei link tra virgolette. Successivamente il problema dei download dei file di schema, quello lì in cui vengono riportate le liste delle pubblicità. Quindi a questo punto vi lascio, un video molto breve perché non è molto complicato, e a voi una buona giornata. Vi raccomando, condividete il link, il video, incoraggiate i vostri amici, iscrivetevi al mio canale. Buona giornata a tutti.